Allora, mister, penso che avrai morale alle stelle perché bella vittoria, mi hanno detto che è stata meritata, avete sofferto un po' gli ultimi minuti, ma ci sta, no? Questo. Tanti cambiamenti. Abbiamo detto bene. Allora, la vittoria è meritata perché per un'ora abbondante abbiamo fatto meglio del Castelfranco e siamo andati in vantaggio meritatamente. Potevamo raddoppiare subito dopo con Copelli e dopo qualcosa di più degli ultimi minuti abbiamo sofferto. Direi che gli ultimi 20-25 minuti loro ci hanno schiacciato nella nostra metà campo. Sentivo anche il pubblico che ci incitava a difenderci più alti, ma in quel momento la paura di non farcela era tanta, anche perché questa squadra, insomma, lavora dal 29 luglio, non aveva mai vinto né in Coppa né in amichevole, e quindi è stata liberatoria, dai, questa vittoria. Negli ultimi 20 minuti c'era un po' di paura di non farcela, per quello ci siamo abbassati così tanto. Anche se fino al 95esimo abbiamo rischiato poco nulla, e il 95esimo è stato miracoloso Artic, un doppio intervento e già ci sono dati 3 punti, che ripeto, sofferti ma onestamente meritati. Molti cambiamenti nella formazione, da quel che Sì, ma non perché i ragazzi che sono andati in panchina, Paolo Di Musi, Di Pedotti, di Molinari, di Rendati, abbiano demeritato Massa. Noi a Massa abbiamo fatto, dove onestamente il 3-0 non esiste, però chi non la vede, dice, questi scemi ne hanno presi tanti oggi. Ma noi a Massa abbiamo fatto una partita buona, fino a 11 minuti della fine eravamo 1-0 con risultato in ballo. Questo per dirti che i cambi non sono dovuti a quella prestazione che mi ha soddisfatto. Semplicemente noi cercavamo un pochettino più di intensità, di compattezza e volevamo avere giocatori che facessero meglio la fase difensiva oggi, insomma. Quindi il motivo principale di quella scelta, l'esempio di Musi in panchina e di Pedotti è quello, sono giocatori più bravi a attaccare che a difendere, oggi abbiamo fatto una scelta diversa. Molinari e Rendati invece in settimana non sono stati bene, hanno avuto problemi, un virus intestinale per cui erano sotto antibiotico e abbiamo preferito partire con altri. Ti volevo chiedere del mio pupillo di Francesco Del Porto, che stamattina gli avevo dedicato una bella paginata. Io sono davvero contento per lui perché è un ragazzo meraviglioso, un ragazzo che si sbatte tantissimo per la squadra perché non è un giocatore che vive per il gol, è un giocatore che sa anche far gol in tutti i modi, di destro, di sinistro, di testa, per fuori area, dentro l'area, cioè un giocatore completo, però soprattutto io apprezzo la sua grande generosità, veramente lui in queste partite si è dato da fare tantissimo per far salire la squadra, per fare pressing, per entrare sui calci piazzati. Sono un giocatore, credo che se mettiamo il contachilometro del Porto sono pochi gli attaccanti che fanno il chilometro che fa del Porto nella partita, quindi io sono strafelice per lui perché un gol dopo che tu corri così tanto per me vale più di un gol, insomma non è l'attaccante che sta là sul fiore con il gioco, per intendersi non è più Inzaghi, lui come veramente si sbatte, sono davvero contento per un ragazzo splendido. E poi so che oggi ha fatto vedere a Sprazzi anche quelle che sono le sue qualità sulla corsa, cioè che forse a Fidenza conoscono anche poco, no? Perché Rigenerato perché probabilmente insomma, la mancanza di gol nei primi 3 turni lo aveva fatto soffrire un pochettino. Noi onestamente non l'abbiamo messo in condizione di fare fino ad oggi due paio alla partita, ma Fidenza deve ancora trovare i suoi equilibri e quindi lui non doveva sentirsi responsabile di nulla. È chiaro che il rigore sbagliato con la gamba seccata ha lasciato un po' il segno. Domenica Massa ha giocato ma aveva una contrattura di riscaldamento, aspetta più niente in primo tempo andrà meglio. Aveva davvero bisogno, insomma. Oggi abbiamo visto il Del Porto che tutti conosciamo e ci aspettiamo in fase offensiva realizzativa, ma il suo impegno e il supporto non erano mancati neanche prima, davvero. adesso la classifica sorride, mister, perché, cioè, lo posso dire in dialetto? Non so che Cioè, classifica hai visto, io vado con il televisore, insomma. No, siamo dove dobbiamo essere, nel senso che Fidenza siamo punta quel puntaccio Camaiore, quel puntaccio Camaiore. ammettendo che sia quello lì dovuto un pochettino al calendario, nel senso che la nostra squadra Camaiore è arrivata in pieno rodaggio e probabilmente sarebbe stato meglio dalla Massa che la domenica che viene 5-6-0 e pazienza, è una partita Massa che si perdeva. Invece l'ha giocata Camaiore subito la prima, abbiamo perso lo scopo diretto e speriamo di non doverlo rimpiangere troppo, perché Camaiore può essere una squadra solida di categoria, una squadra alla nostra portata, quindi quello è uno scontro diretto per la società. Niente, mister, ti ringrazio tanto.
No, io ringrazio te perché insomma ci segui sempre con molto Beh, io calore. sono diventato tifoso, eh. Gli articoli leggo tutto, non intervengo sulla chat, ma la leggo e insomma anche le critiche per noi sono sempre di stimolo. Non Beh, siamo rancorosi, per cui insomma quelle cerchiamo di costruttive, migliorare anche leggendo le critiche, prendendo spunto da quelle. sì, mista, quelle costruttive, perché quelle offensive. Sì, vabbè, ma quelle un po' ci sta, insomma, ci sta anche il gioco degli sfottò, insomma, probabilmente molte critiche arrivano anche da Firenze, ma ci sta, insomma, noi abbiamo fatto un triangolare, ha vinto il Borgo, la Firenze è arrivata seconda, insomma, quindi ci sta anche essere stati un pochino più competitivi, ma però è una squadra sperimentale, quella, insomma, Firenze vero me lo aspetto fra qualche settimana, intanto cerchiamo di fare punti, dai. Va bene, dai, ti ringrazio. No, grazie a te, Marcianti, grazie, buona serata e un saluto a tutti.